Posso fare una domanda pericolosa? Ma tanto si sa che Mr. Pip è il freebooter peggiore. No, rispondetemi, pavidi! Rispondetemi, posso o non posso? Poi, signori, abbiamo finalmente, dopo anni e anni, il ritorno, la miglioria di lui. Signori, ragazzi, mi raccomando, chiudete questa stream. Domani capita anche a pennello perché abbiamo gli orali degli esami. Chiudete questa stream e andate a studiare adesso, in questo preciso istante. Chi ve lo dice? Chi ve lo dice, ragazzi? Chi vi dice questa cosa? Chi è che effettivamente vi dice questa cosa? Vi dice una persona che a 55 anni lavora e porta praticamente dei suini d'oro, manco dei d'oro, fossero d'oro, almeno uno si rivenderebbe, ai VIP. Questo, il suo apporto nel mondo è nullo, come anche il mio apporto nel mondo è nullo, e basta. Te lo dice una persona che, mi raccomando, studiate più che altro, non tanto perché avremo bisogno di medici, chimici o biologi e non di youtuber e influencer, ma studiate più che altro per non andare a fare la fine di un giornalista su Striscia la Notizia o alle Iene. Cioè, studiate per quello, ecco, datevi come goal quello di non andare né a Striscia la Notizia né alle Iene, prima di tutto. Quella è la cosa più importante nel mondo. Un saluto comunque a Valerio Staffelli, grandissimo chimico, medico e biologo, con cui non condivido nemmeno la forma di intrattenimento che faccio alla fine della viera. Anzi, non cado direttamente nell'intrattenimento come effettivamente fa lui, perché poi, ehi, possiamo anche chiamarlo giornalismo, tanto voglio dire, c'è anche di peggio, vi salvate perché c'è la stampa, per di più. Quindi vi salvate perché effettivamente c'è sempre qualcosa di ancora più disgustoso di voi. È un miracolo questo. Comunque studiate, studiate perché in futuro avremo bisogno di medici e altro. Buon giornalista, no? Lavora in qualche posto umano, no? Lavora in una come fa servizi del cazzo per il più delle volte, ma soprattutto magari però è un buon padre. È un buon padre, sono sicuro che sia un buon padre su quello. Non ci piove assolutamente, perché comunque avrà dato svariatissimi consigli alla figlia appositamente per appunto, come dire, arrivare a ad avere un titolo di studio importante, tanto che infatti se uno cerca figlia di Valerio Staffelli, io mi aspetto di trovare cose importanti. Rebecca Staffelli, che cosa fa la figlia di Staffelli? Andiamo subito un attimino a vedere. Ha lavorato in televisione e in radio, per poi affermarsi in particolare in questo settore. Ci sta, va benissimo, non è per niente male, evidentemente si è dimenticato di fare questo discorso alla figlia. Non riesco bene a capire com'è possibile che le persone possano decidere di parlare alla società di noi giovani quando si dimenticano in primis di parlare alla figlia. Lo sapete che queste cose poi creano dei problemi, divergenze anche se poi magari gli hai trovato tutti i posti dove lavorare. Creano delle divergenze con i genitori, poi sono tutte sedute di psicoterapia, una rottura di cazzo, so pure 70 euro all'ora che probabilmente paghi tu, quindi sarebbe meglio magari prima, capito, dire quello che vuoi dire alla società, però dirlo prima ai figli. Andiamo a vedere, avete mai visto la bellissima figlia di Valerio Staffelli? Non ero sicuramente certo che la sua abilità fosse quella della radio o come conduttrice, invece evidentemente se la ricordano e la conoscono perché è molto bella, a cui sicuramente non ci dispiace. Nata nel 98, la ragazza si chiama Rebecca ed è un vero e proprio talento. Nonostante la giovane età, vanta un curriculum pazzesco. Mi domando come mai. E volevo sapere i suoi studi, ma non penso che abbia studi, onestamente. La bella Rebecca vanta un viso splendido, lineamenti dolci e armoniosi, un fisico che sembra quello di una modella a giudicare dai numerosi scatti presenti sul web. Ma non è tutto, addirittura non è tutto. Pazzesco, perché pensate a come marito, un uomo che esce fuori da uomini e donne. Sono sicuro che se cerco studi troverò qualcosa. Rebecca decide di andare a studiare all'estero, finalmente! Allora studiate, allora mi rimangio tutto quello che ho detto! Ma abbandona il progetto di volare negli Stati Uniti all'ultimo momento perché le viene offerta la possibilità di condurre un programma sulla 5.
Rebecca Staffelli ha un profilo Instagram seguito da oltre 144.000 follower, in cui posta foto che la ritraggono sul lavoro e nella vita professionale. Rebecca Staffelli è un influencer. No. La figlia Rebecca abbia una laurea in biologia, è stata medica ed ha un ottimo talento. Sono sicuro che evidentemente conduttrice di La 5 lo è perché avrà fatto un intervento a cuore aperto.